foyer che noi abbiamo trasformato in, in sezione, qua c'è il reparto nerd tecnologico. Avete un sito bellissimo. Abbiamo un sito bellissimo. È costato la vita a molti. Allora, praticamente adesso siete diventati il laboratorio del, della, delle politiche, diciamo, culturali, teatrali, di quello che dovrà, che potrà e che vorremmo che succedesse. Perché da una semplice occupazione siete praticamente avete stabilito una programmazione dove quasi ogni sera succede qualcosa. Come si chiama? La nave scuola. La nave scuola, quindi con percorsi di formazione di diverso tipo. Fate queste assemblee in cui discutete pubblicamente e addirittura anche in streaming, per cui date la possibilità veramente a tutti di vedere quello che succede, di quello che dei temi caldi della giornata. Sarebbe bello se rimanesse così, cioè nel senso se veramente questa cosa non finisse e se potesse diventare un modello. Questa cosa, per esempio, dentro il Teatro Valle Occupata, noi abbiamo cercato di metterla subito in pratica. Abbiamo cercato di intanto aprire il teatro, proprio aprire il teatro vero, nel senso far conoscere questo teatro che è un teatro storico, che è un teatro importantissimo e che è sconosciuto ai più. Quindi noi abbiamo pensato di aprire il teatro quindi una volta alla settimana con delle visite guidate che porta il pubblico a vedere veramente il dietro le quinte, non il dietro le quinte di uno spettacolo, ma che cosa c'è dietro un palcoscenico, la graticcia, spiegare che questo teatro apparteneva al Marchese del Grillo, che ha una storia, che cosa c'è, far capire che è esattamente come se fosse un'opera d'arte stessa, no? Questo teatro è una cosa, e in questo rientra un po' anche nel nostro concetto di bene comune. Il teatro per noi, il Teatro Valle, è un bene comune nel momento in cui viene dato a una comunità, cioè se è un teatro pieno, vivo, che offre servizi, che offre una programmazione piena, che offre che diversifica l'offerta anche, fa un servizio pubblico e diventa un bene della comunità. Ti porta a fare un giro, magari, voglio dire, magari non serve a niente. Vediamo un po'. Che ne so, la gestione della mensa, il cibo. Avete anche la mensa? Eh sì, Fantastico. Abbiamo tutto un servizio di catering che ci permette di sfamare le 50-60 persone che ogni giorno lavorano qua. Il foyer diventa la sala delle nostre assemblee interne. Qua c'è la libreria che cresce piano piano. Questi sono tutti i libri che la UBU Libri ci ha regalato. E ci sono altri libri che stanno arrivando da altre case editrici. E facciamo questa giornata, che è molto bella, una giorno a settimana facciamo la giornata dell'ascolto. Abbiamo fatto d'estate perché c'era un caldo pazzesco, per cui il sabato facciamo il teatro aperto, la musica classica, chi aveva voglia poteva prendere dei libri e leggere i testi che magari in libreria non trovi, perché non tutte le librerie hanno questi testi. Cerchiamo di mettere a frutto questo teatro veramente in tutte le sue potenzialità. L'altro giorno abbiamo organizzato e stiamo continuando a organizzare, domani o dopodomani ci sarà una giornata sul cinema di Malik. In un'altra piccola parte del foyer è stata ricavata un'altra sala proiezione, adesso non si vede, tutto buio, sprovvedendato. Esatto. La cosa che avete scritto sul sito era che correggimi se sbaglio, però che non volete, in qualche modo, cioè che l'obiettivo non è quello che il Teatro Valle torni a essere un teatro e basta, cioè o sbaglio, non è, mi sembra che non c'è questo accontentarsi di fare farlo tornare a essere solo un teatro. Allora, in qualche modo lo stare qui dentro non ci fa dimenticare che siamo in un teatro storico, in un luogo, come dire, comunque è stato destinato, cioè è uno dei teatri più antichi d'Italia, che ha, cioè qui c'è la possibilità di mettere in scena delle cose, come dire, che non in tutti i luoghi si possono fare. Quindi in un certo senso c'è qualcosa qui che va anche rispettato del luogo stesso. Dopodiché
Io penso anche, anche rispetto a quello che dicevamo prima, per noi sarebbe molto interessante riuscire a unire l'esperienza di questo periodo di occupazione in cui questo luogo, che ha poi una sua vocazione specifica ed è su quello che noi stiamo anche cercando di lavorare molto, che è una vocazione insomma alla drammaturgia contemporanea, e dobbiamo ancora capire bene questa cosa può voler dire in un'idea comunque innovativa di gestione di un bene pubblico, no? Quindi si mescolano dei discorsi estetici ovviamente a dei discorsi molto più politici di politica culturale, però ecco, sicuramente c'è qualcosa che si può fare secondo me nel mettere insieme l'esperienza di aprire un teatro anche antico al centro di una città come Roma, che in un certo senso è famosa per essere dispersiva, e anche avere magari una diversificazione di proposte culturali, ma è anche di difficile accessibilità, cioè il fatto di aver aperto anche da un punto che sia accessibile economicamente questo teatro, questo è un enorme cambiamento, non era così prima, e anche la varietà della proposta che si fa rende appunto possibile che ogni giorno qui entrano persone che veramente non ci hanno mai messo piede, e questo dovrebbe in qualche modo poi rimanere come un'abitudine in qualche modo anche nei momenti in cui questo teatro dovrebbe magari tornerà anche a fare prevalentemente una programmazione teatrale, però sempre nell'idea di portarsi dietro un'esperienza di essere un centro comunque aperto alla città. Quindi il lavoro è proprio di capire come mettere insieme queste due cose, cioè non il rischio anche nel momento in cui magari poi appunto anche noi stessi studiamo delle formule anche esemplari, che non ci stiamo appunto lavorando ormai mese su questa idea di statuto che possa essere anche un modello per altri luoghi, dove altri teatri stabili proprio, in cui c'è un modello anche sia nuovo proprio di gestione, diciamo delle nomine per esempio dal basso, che è una cosa veramente sperimentale, interessante, rischiosa, ma è anche il punto secondo me dove uno si gioca davvero una possibilità di apertura e di novità e di fuoriuscita dal conflitto tra pubblico e privato, che nelle politiche culturali italiane è molto poco fruttuoso, nel senso non riesce a creare situazioni virtuose, cioè né in un senso né nell'altro. But my philosophy is more like trigonometry. Again, I study angles, relationships, and sides. I know how hard it is. Shout out to Charlie Pride. And for the other side that hides behind the corporate eye, I see you looking at me. My lawyer's Ernest Fry. In other words, it's amen when I play, man. 'Cause the way I feel, I might quit any day, man. Oh, that was it? That's it.